Bentornati sempre dal circuito di Varano, gara 2, RTK 1000. Ciao Andre. Ciao, ciao Giallo. Prima fila, Palladino Torchio Scotti dopo gara 1, bellissima, ha vinto Max Palladino, una rimonta clamorosa su Torchio e su Scotti. Ci aspettiamo le stesse emozioni, Andre, anche perché qui stanno per accendersi i semafori, si spengono via. Che gara ti aspetti, Andre? Ah, una gara da cardiopalma, perché... Mamma mia, Torchio, oh, adesso non vuole stare a guardare adesso. E Torchio, adesso non vogliono stare a guardare, però sai che davanti ci sono sempre quei tre. Sì, però Torchio primo, Palladino ha preso un po' un'imbarcata e ha costretto a frenare un po' tutto il gruppone dietro. Esatto. Dopo ti chiederò una cosa, vedo sempre quella macchina alleggiare alle spalle di tutti, un po' per seguire la safety car, per certificare naturalmente che non succeda nulla. Intanto imperversa già la sfida tra i due motorizzati con Palladino che ha passato Scotti. Sì, Palladino ha subito passato Scotti perché non vuole far scappare Torchio, che ha visto Torchio subito in testa con tanta voglia di vincere ancora. E secondo me Palladino, se vuole replicare quello che ha fatto in gara 1, deve subito mettersi alle spalle e provare a seguire. Assolutamente, anche perché qui la gara, lo sapete, sono gare veloci. Intanto sta cercando di prendere un po' di spazio in maniera anche abbastanza importante. Gara veramente che può diventare... Può crescere la distanza, mentre primo giro, Torchio, Palladino, Scotti. Noi, Andre, abbiamo imparato in maniera abbastanza interessante che non dobbiamo mai commentare quello che succede, ma commentare alla fine mentre Giardina! Grande dentro. Sorpasso, Andre, cattivissimo! Sì. Questo caso, sai che mi sa che ha passato Antonini, se non sbaglio? Sì. Bellissimo questo sorpasso, veramente interessante, di cattiveria. Sai che quei due lì se ne stanno già per andare? Infatti stavo dicendo, siamo entrati adesso nel secondo giro e già si vede, praticamente sembra di essere all'ultimo giro di gara 1, quindi uguale a prima. Palladino mi sembra in forma oggi, mi sembra... Veramente in forma, sì. Sta cercando in qualche maniera di riprendere, di crearsi quello spazio, ma mi sembra che sia veramente incattivito e incarognito, Crifò! Sesto, esatto, siamo live con lui, scavalcato Crifò da remoto. Sì. Sai che hanno avuto una partenza non proprio buona, irreprensibile, Crifò e remoto, che partivano sesto sicuramente Crifò, remoto partiva quarto, si trova settimo, mentre qui Scotti si sta un po' allontanando. Sì, Scotti, diciamo che gara 1 a questo punto è stato davanti. Sì, è una gara completamente diversa da gara 1, perché avevamo Scotti, Palladino e Torchio a combattere per la seconda, con Scotti che sembrava che si allontanasse, ma invece in questo caso non mi sembra che stia andando proprio così. Intanto Antonini sta cercando di recuperare qualche posizione, si trova nelle retrovie, ma sta cercando di fare una gara interessante, importante. Ha parlato, ha detto: ho risolto i problemi alla moto, parlava pre-gara, cercando un attimo di ristabilirsi, di capire come sviluppare il tutto. Mentre siamo con Bozzoni, che ha avuto una grande partenza, Andre, si trova in quinta posizione. Sì, il problema è che i primi tre sono un po' scappati via. Assolutamente. Quindi entrare nel gruppetto dei primi tre, sia per Ivan che per Bozzoni, diventa un po' difficile. Però diciamo che dalla ci si può lottare bene per la quarta e la quinta posizione, questo senza ombra di dubbio. Vediamo intanto on board, ancora che arriviamo giù fino alla assolutamente S. Andre, andiamo live adesso con Torchio, Palladino, Scotti, che si è decisamente abbandonato a se stesso. Però Ivan sta arrivando, sta incalzando, sai? Sì. Qui ti chiedo, qui però l'inquadratura è bellissima e ci permette di capire le reali distanze. Scotti secondo me sta battendo il caldo e sta battendo anche il fatto che comunque probabilmente non ne ha per restare attaccato a quei due, e allora probabilmente si accontenterà della terza posizione. Intanto io mi inizio già a fare qualche calcolo. Certo. Tu lo sai che da giornalista quale sono, devo farmi qualche calcolo. È giusto. E quindi poi dopo dobbiamo anche capire su come concentrarci, su quello che sarà anche in vista di Cervesina, perché sarà un appuntamento veramente importante quello di Cervesina. Intanto siamo live con Spallone, che ha avuto qualche problema in gara 1, Andre. Ti ricordi che aveva mollato lì la moto impiantata, e ci ricordiamo che non era riuscito a completare quella che era appunto la gara stessa, live con Spallone, con il numero 13. Evidentemente hanno risolto il problema, dai, adesso... Speriamo che riesca a completarla, perché già completare una gara è importante. Gelsomino Papa. Gelsomino Papa, il ritiro per lui.
cercheremo di capire anche post come mai c'è stato questo. Guarda come scoda Crifò in settima posizione. Vedere moto un po' lontano, Crifò che partiva sesto, Antonini in perversa e sta cercando di riportarsi alle spalle di Giardina e di Eliseo La Rocca. Una bella gara anche qui, sedicesima, diciassettesima, diciottesima posizione. Antonini prova ad infilarlo, no, si inizia a far vedere, sì. Però inizia a farsi sentire, sì, alle spalle di Giardina, e sta cercando di mettere pressione anche a Giardina, che intanto a sua volta prova a sovravvalcare Eliseo La Rocca, non ci riesce. Belli questi queste inquadrature ancora Giardina, vediamo, forse è il momento giusto, no, non ci riesce Giardina a scavalcare La Rocca, ma Giardina ha scavalcato Antonini. Mamma mia, imperversa, una sfida anche abbastanza interessante. Andre, l'usura di gomme non c'è, lo sappiamo. Intanto questi due hanno scavato un solco. Non riesco a capire se Palladino sta un po' aspettando, secondo me. Lo sta cercando di, sì, di capire dove scavalcarlo? Sì, sta aspettando probabilmente gli ultimi due giri, se fa come ha fatto, diciamo, a gara 1. Mentre Spallone sta andando un po' più piano, io me ne rendo conto, ma secondo me l'obiettivo è quello di terminarla la gara. Sì, probabilmente è molto Vedi lento, che qua è lento, lento, è lento, è lento. Molto intanto lento. Andiamo ancora live su quella lotta che è imperversa, su questa doppia curva. E sappiamo che di solito chi esce forte da qua fuori può andare bene. Tanto le inquadrature indugiano sul numero 87. Intanto rivediamo le partenze dall'alto. Assolutamente, che è Eliseo La Rocca. E la partenza è stata abbastanza importante da parte di Torchio, Andrea. Sì, è stata importante. Poi è stato anche, intanto anche siamo in board con Gelsomino Papa, che purtroppo è stato costretto a ritirarsi. A ritirarsi, sì. Gelsomino Papa, che è un pilota davvero, che penso che è dalla prima edizione del Moto Estate che lui è presente. Quindi sono tanti tanti anni. Intanto vedi, qua siamo in sella con Palladino e effettivamente sono scattati bene i primi due. Ma Torchio è stato bravo a mollare i freni ed entrare subito in prima variante. E anche Scotti comunque era lì bello vicino. In sella con Antonini, anche lui ha fatto una bella partenza. Ha fatto una bella partenza, era comunque vicino agli altri. Poi abbiamo imparato anche a capire un po' come affrontano queste curve. Sì. Sappiamo che sono molto performanti. È un bel vedere. Guarda che bella questa immagine, slow motion fuori dalla S veloce. Bellissima, bellissima. Mentre si sono già cristallizzate, io e te lo sappiamo, Andre, quanto importante sia capire poi il reale distacco, quello che c'è tra i vari piloti, come gestiscono quelle che sono. I distacchi, le metrature, e certo. Qui e questa forse è un'immagine emblematica. Torchio, Palladino se ne vanno, Scotti li guarda, li insegue, non riesce probabilmente a stargli dietro e si accontenterà un po' di quella che è la posizione. Bozzoni che ha avuto un buonissimo spunto in partenza, Andrea, l'abbiamo commentato. Bozzoni partiva dalla settima posizione, si trova quinto in questo caso. Ha avuto un buonissimo spunto, si combatte anche nelle posizioni di retrovia qui con il numero 87 Eliseo La Rocca, che ha cercato e sta provando in qualche maniera a trovare il giusto ritmo. Feeling con la moto. Ti ricordo che Eliseo La Rocca è colui che ci diceva pre-gara: ragazzi, la moto non è arrivata, ho dovuto fare i miracoli. Quello che viene, viene. Certo, va bene. Quando succedono cose di questo tipo, Andre, ti devi accontentare, dai. A te è mai successo? No, fortunatamente no. Però di avere problemi magari. Sì, nella... qualche problema, ma sì. Avere problemi magari. Però la che non arriva la moto, no. E ha avuto il problema della moto. Una volta mi sono dimenticato la moto a casa, proprio a Varano. Giuro, veramente. Non l'avevo battuto. Giuro. Io tra un po' me ne vado. Ho caricato tutto nel furgone. Sono arrivato giù e non avevo portato la moto. Tutti questi, dai, racconta un po' di queste cosine belle. È vero, sembra una barzelletta. Quando tu hai il tuo furgoncino, arrivi con Andrea Tomo, tipo quelli del circo. Più o meno è così. No, questo è un po' di anni fa. Quando andavo da solo alle gare, adesso vabbè, sono col team e tutto, e quindi me la portano la moto. Fortunatamente non ho più questo problema. Grazie ragazzi, Andrea Tomlinson, sono questo, se no me la dimenticavo ancora a casa. Buonanotte ai sognatori. Però è successo. Imperversano, Andrea. Intanto siamo con Eliseo La Rocca, stiamo guardando, cercando anche un po' di capire quelle che sono le situazioni. La Rocca scavalcato in questo caso probabilmente da Corsaro, da Antonini, no, forse Fabretti, no, non capisco Giardina. Chi sia. Spallone.
l'avevamo niente, visto che stava andando niente, veramente niente. tanto piano. Weekend sfortunato per Spallone, molto sfortunato. Bozzoni che si trova in quinta alle spalle di Ivan, non lo vede Ivan ma sta cercando di spingere tanto Bozzoni per mantenere quella che è la sua posizione, la quinta dopo la partenza dalla settima posizione. Antonini intanto, Antonini è lì stabile. Sorpasso secco da parte di Giardina, provavelmente sulla rocca. Torchio Palladino, completato il quinto giro, si apre, aprono il gas al sesto giro. Ti chiedo quando Palladino prova a farsi vedere. Ormai mancano due giri a questo punto, okay. Esatto, gli conviene iniziare a avvicinarsi un po', quello che sta facendo proprio adesso, vedi. E Palladino, dai, non è nuovo, non è assolutamente un principiante in questa categoria, ed eccolo qua. Ragazzi, l'aveva chiamato tanto tempo fa, è arrivato adesso. Eh sì, è arrivato, e probabilmente se l'ha passato a due giri dalla fine vuol dire che ha talmente margine. Per niente, no, anzi, Torchio l'ha ripassato fuori dalla S veloce. Clamoroso, l'ha rinfilato. Però intanto si è fatto vedere Palladino, dai, si è fatto vedere Torchio. Però subito a mettere fiato sul collo. Subito ha risposto. Quindi adesso davvero l'ultimo giro, poche curve ancora, entriamo poi nell'ultimo giro e da qua in poi ne vedremo delle belle. E voi lo sapete che quando parla Andrea Tomio siamo sicuri di quello che ed dice. Entriamo proprio il sesto giro. Eccoli qua. Settimo. Quindi, non è ancora l'ultimo giro. Entrano nel settimo giro. Palladino all'esterno alla prima vediamo, curva. Vediamo, sfiorano il contatto. Mamma mia, Torchio chiude. Adesso, caro il mio Torchio, preparati. I tempi sono serrati. Adesso Palladino si inizia a far sentire forte. E lo sappiamo che qui è anche un gioco di punzecchiature, di cercare di dar fastidio. E ancora Palladino l'aveva sorpassato qua. Vediamo se c'è il margine per rinfilarlo. Esterno interno. Sì, non ci riesce. Richiude la porta in faccia a Torchio. Se le stanno dando di santa ragione. Si chiama terrorismo psicologico. No, non lo so, me lo sono inventato io. Però sì, effettivamente il farsi vedere, cioè dopo che c'è botta risposta, comunque porta l'altra persona a fare magari qualche errore, a fare un lungo, a fargli vedere che ci sei. Ecco, questo è l'intento sempre di Palladino. Noi lo ricordiamo sempre nel massimo del rispetto dell'avversario. Assolutamente, ma adesso il rispetto è finito perché manca un giro. E adesso ci divertiamo. Mi sono messo braccia conserte. Guardo Andrea Tomio che scoda anche lui con la testa, girando e capendo dove può esserci il. Io ti faccio una previsione. Sì. Fuori da quella S, secondo me Palladino prova a scavalcare. Io penso che Palladino ci prova. Prova adesso invece. Questo conferma che io non so niente di moto. Palladino infila Torchio proprio qui, subito nella fase iniziale di quello che è l'ultimo giro. Mamma mia, che margine, stacco importantissimo, perché qui non subisce un attacco di Torchio. Anzi, e allora vediamo, anzi proverà a portarselo dietro, mentre intanto le telecamere indugiano anche su Eliseo La Rocca, quella che è un'altra sfida importante. Corsaro, Antonini, La Rocca, Antonini prova a passare il Corsaro, ci riesce? Sì, no, mamma mia, non si capisce più niente neanche qui. Si stanno divertendo come i pazzi con Beraldo che è uscito fuori anche lui alla distanza. Loro stanno ultimando quello che è l'ultimo, il penultimo giro. Si vanno ad affrontare quello che sarà l'ultimo giro. Noi vogliamo andare a vedere, per favore, regia Palladino. Torchio, eccoli qua. Si è riavvicinato. Andre, no, ci può no, provare? No, è lontano, non ce la fa. E quando vi dice di no, ragazzi, potete stare tranquilli che è un no. Palladino va ad affrontare quella che è l'ultima curva. Palladino vince gara 2. Max Palladino alle spalle Torchio. A questo punto Palladino si conferma campione di queste due gare. Bisognerebbe vedere anche il campionato. Adesso ha messo, secondo te, vuoi che non sto andando a cercare nel a bottino, nel bottino o in saccoccia, come dice la Milan. Ah, hai visto che trova Milano, la sua verve comunque di milanese adottato, l'ha ritrovata. Quanti punti ha messo? Torchio, Scotti, Ivan, Bozzoni, Remoto, Gelsi, Crifò, Fabretti, Scaltritti, Piva, Rapaglia. Tra un po' arriveranno anche quei pazzi lì, La Rocca, Corsaro, Antonini, Beraldo, che si stavano duellando e battagliando per le posizioni finali. Non arrivano ancora, si vede che se le stanno dando di santa ragione. Io sono contento perché sportivamente parlando è sempre un bel vedere anche piloti. Eccoli qua. Il quartetto Cetra. Arriva La Rocca,
con Corsaro, Antonini, Beraldo, Andre. Altra gara bellissima. Paladino ha deciso a un certo punto che voleva andarsene. Se n'è andato all'ultimo giro super torchio. Qui meno gara vera, sì, rispetto a gara 1, ma comunque una bella gara. Assolutamente sì, ma infatti avevo immaginato che Paladino qualcosina se lo fosse tenuto un po' nel taschino. Si vedeva, si è fatto vedere al penultimo giro. Torchio ha provato un po' a rispondere, ma poi Paladino, dai, l'ultimo giro fuori qua dalla parabolica, ha preso del margine che Torchio non è più riuscito a ricucire. Linea al nostro Nilo per le classiche interviste post gara. Andrea, avremo anche Paladino, quindi possiamo dire qualcosa, un po' commentare quelle, okay, che sono state le gesta di questa gara e fare poi un commento in vista di Cervesina. A tra poco. 2, 3, 10, 20, 30 secondi con Massimiliano Paladino. Ciao. Sei finito. È andata stavolta, gara 1, gara 2 vinta. È andata bene. Quanto veloce sei da 1 a 10? C'è chi è più veloce. Difficile da credere, però. No, ce n'è. Sei soddisfatto, dai. Sì, soddisfatto. Queste vittorie qua, una dedico a Lazzaro, che oggi non c'è perché si è fatto male, ma va anche bene perché altrimenti rompeva i coglioni, quindi va bene così. E l'altra Artemio, che sta per nascere, quindi il figlio di Zappa. E... grande. Dai. Dedicata a loro. Bellissimo. Anche perché Andrea mi ha detto, se non vinci gara 1 o gara 2 sei fuori dal team. Allora ho detto, cazzo, che bisogna andarsi a fare. Massimiliano Paladino con un grande cuore. Grande Massimiliano. Grazie. Ciao. Al parco chiuso con Andrea Crifò. Com'è andata, Andrea? È andata bene, nonostante abbiamo fatto una caduta brutta nelle qualifiche stamattina. E ho retto sotto santi dolorifici, ma abbiamo portato almeno a casa la pelle, guarda, perché oggi non ce n'era proprio. Beh, la moto ti ha portato al traguardo. Sì, assolutamente, sono contento, poi il primo anno di gare, quindi sono contento così, assolutamente. Bene, assolutamente. Ci vediamo a Cervesina. Grazie mille, a Cervesina, assolutamente. Grazie. Prossimo appuntamento, grazie. Ciao. Al parco chiuso con Eliseo La Rocca, stavamo parlando, o quantomeno, sentivo che parlavamo di cambio di rapporti. Poi, guarda caso, stava arrivando la moglie e questo discorso un po' è cambiato, giusto? È una battuta, eh, dai. Sì, facciamo i rapporti della moto. C'è la moglie dietro che fa le pernacchie. Venga, signora, venga. Gli ultimi 2-3 giri sono stati duri. Ero un po' col fiato corto, ho fatto un po' fatica, ho lasciato andare un pelino e sentivo dietro alle spalle che spingevano. Il mio caro amico sponsor qui, bisogna farlo vedere, è un dovere. E niente, sono contento che sto cominciando a prendere confidenza con la moto, quello sì. Ho fatto un po' fatica, ma adesso pian piano cominciamo a conoscerci e spero di migliorarmi ancora. Gli sponsor, però il più grande supporto forse. No, grazie a lei che mi aiuta tantissimo, i miei amici che vengono a aiutarmi, quello senz'altro, perché da solo non ce la farei. Bello vedervi così, complimenti. Grazie. Vabbè. Numero uno. Un salutone a tutti. Grazie. Ciao. Eccoci, Andre, dopo l'intervista di Nilo. Ha parlato Max Paladino, ha detto stanco, grandi vittorie, sono strasoddisfatto. Crifò ha detto bene, nonostante la caduta nelle qualifiche. Eliseo La Rocca ha detto, gli ultimi giri ho veramente fatto una fatica dell'ostia, ma sono contento del risultato. Eh beh, direi che per Paladino indubbiamente è una gran soddisfazione. Allora, me lo chiedevi prima, sì? Paladino ha fatto un 50, ok, certo, 25, 95 punti. Torchio è secondo a 85. Beh, non è lontano, 10 punti. Sono i 10 punti che ha preso in queste due gare. Adesso a Cervesina sarà una gara calda, anche se magari farà un po' più fresco di qua. Ecco. Resta da capire se ci sono le due gare, perché la Race Attack, correndo sulle due gare. Esatto. Torchio deve per forza di cose fare il primo. Non ha sperare che Scotti riesca a rientrare in qualche gioco, maniera, per, esatto, dare fastidio. Scotti è terzo a 61, Ivan 43, Fabretti 38, Gelsi 32. Nella Race Attack Challenge
abbiamo Torchio primo con 100 punti, Pavretti secondo 62, ha praticamente già, si è già assicurato quello che è la questione challenge. Certo. Andre, bellissime gare, bellissimo weekend. Io darei veramente appuntamento a Cervesina. Assolutamente, per ci vediamo uno spettacolo, lo spettacolo finale di Cervesina. E ragazzi, poi naturalmente dopo Cervesina non ci sarà alcun altro appuntamento, ci sarà appuntamento a marzo e lì poi ne vedremo tante delle. Assolutamente. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao.